Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza. Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Come forse già sapete, perché ne hanno parlato i giornali, ci ha lasciato una figura molto importante per la teologia italiana e non solo. È morto Paolo De Benedetti, il teologo che offrì la salvezza anche agli animali. Questo è il titolo tratto da Repubblica, un articolo di Antonio Gnoli dell'11 dicembre, e leggo proprio all'inizio di questo omaggio a Paolo De Benedetti: è definito protagonista del dialogo ebraico-cristiano. Morto questa mattina ad Asti, quindi l'11 dicembre, la città in cui era nato e viveva. Aveva 89 anni, è stato docente di giudaismo presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano e di Antico Testamento negli istituti di scienze religiose di Urbino e Trento. Celebre la sua opera La teologia degli animali, dove uomo e animali sono posti sullo stesso piano rispetto alla possibilità di salvezza eterna. Certamente un tratto questo che ha incuriosito anche coloro che non hanno familiarità, insomma, con la teologia. Ascolteremo un breve intervento di Paolo De Benedetti, registrato dalla Radio Svizzera Italiana nel corso dell'anno 2015. Ma prima presentiamo il nostro ospite con cui vogliamo riflettere su questa figura di grande teologo. Parliamo quindi con Brunetto Salvarani, anche lui teologo di fede cattolica, autore di numerosi saggi di teologia, ma non solo, docente alla Facoltà di Teologia dell'Emilia Romagna, conduttore radiofonico. Grazie Brunetto Salvarani per essere in nostra compagnia. E grazie a voi dell'occasione. Allora, ovviamente la prima domanda: lei ha conosciuto personalmente Paolo De Benedetti? Beh sì, siamo amici, molto amici. Io mi sento del tutto indegnamente suo discepolo, ma Paolo è stato veramente una figura di riferimento, direi non solo intellettuale, ma soprattutto umano, perché questa è la cosa che colpisce particolarmente in lui: la grande disponibilità, la grande umanità, la grande gentilezza, cordialità, che vanno molto al di là di tutte le straordinarie doti intellettuali che pure Paolo aveva e ha. Ecco, uno potrebbe dire, da aspettarselo da un teologo cristiano, ma insomma non le cose non vanno sempre così. Non è per niente scontato. No, non è scontato, ecco, va bene. Ecco, lui, abbiamo detto, è stato protagonista del dialogo ebraico-cristiano e anche lei è un esperto di questo settore così importante per la teologia. Sì, ma nello stesso tempo c'è da dire che Paolo non amava la parola dialogo. Ha sempre avuto molti problemi, perché soprattutto rispetto al rapporto tra cristiani ed ebrei ha sottolineato che è persino ovvio che ci sia dialogo. Il problema è un altro, che a partire da nostra età, almeno dal punto di vista cattolico, l'invito è a fare qualcosa d'altro e a vedere l'identità della Chiesa all'interno della relazione con Israele, e quindi non soltanto dialogare delle cose importanti della vita, oppure del senso della vita, oppure della pace, della giustizia, perché Paolo diceva questo lo facciamo con tutti, non c'è bisogno di avere uno specifico rapporto. Il rapporto tra ebrei e cristiani è qualcosa di diverso. Ecco, dal suo punto di vista lui era soddisfatto della strada intrapresa dalla Chiesa, la Chiesa cattolica, su questo importante aspetto. Diceva, sì, lui diceva senz'altro che negli ultimi 100 anni le cose sono cambiate più che negli altri 1900 prima, e questo è un dato di fatto. Poi nello stesso tempo Paolo è stato un pungolo costante per approfondire costantemente e approfonditamente, io direi soprattutto per studiare, perché da questo punto di vista lui continua la tradizione degli Hachamim, cioè dei saggi, dei sapienti. Lui è un sapiente e sa che la vita si gioca sulla nostra capacità di dedicarla
allo studio. E lo studio non è solo un fatto intellettuale, lo studio è una relazione umana, lo studio è discutere, lo studio è tradizione, lo studio è passarsi dei contenuti, ma anche dei dubbi, delle perplessità, dei punti interrogativi, e lui ci ha insegnato a prendere molto sul serio i dubbi e i punti interrogativi, tanto che uno dei suoi slogan era proprio forse. Forse. Ecco, tra questi punti interrogativi, qual è quello che le rimane più, in questo momento, più impresso nella memoria? Ma lui aveva naturalmente la speranza di raggiungere il regno dei cieli, il paradiso, così, ma è stato ricordato più volte e me l'aveva detto in diverse interviste, se nel caso fosse arrivato lì non avesse trovato i suoi amati animali, in particolare la pucchia, la cagnolina, ma poi diversi suoi gatti, lui avrebbe immediatamente fatto richiesta a chi di dovere di uscire dal paradiso, perché non ci sarebbe voluto stare. Ha detto chi di dovere? Chi di dovere era Dio, naturalmente. Allora, a questo proposito, vi facciamo ascoltare un breve estratto dalla rubrica Laser del 9 dicembre del 2015, una rubrica della Radio Svizzera Italiana. Gli animali è, secondo me, destinato alla risurrezione, perché se l'animale non fosse destinato alla risurrezione, un'enorme quantità di vita creata da Dio andrebbe cancellata, diciamo così, con successo di Satana. Ogni morte è in qualche modo una privazione di Dio, cioè derubare Dio della vita. E perciò io ritengo che la risurrezione degli animali sia un'esigenza, come dicevo prima, un bisogno di Dio, che non può accettare di vedere morire ciò a cui ha dato la vita. Ecco, allora questo era l'estratto breve da un'intervista in Radio Svizzera, molto chiaro, cioè la morte è uno spreco inaccettabile, dunque lasciare anche questo enorme spreco della vita animale così, senza risposta, è in contraddizione con quello che capisco di Dio. Questo è il sunto di Paolo De Benedetti. E poi che Dio ha dei bisogni, questa è la cosa importante, certo. È un bisogno di Dio, quindi è tutt'altro che l'essere perfettissimo creatore e signore, ma questo lui lo sapeva molto bene, perché quando ha creato il mondo lui ricordava sempre, da una storiella talmudica, avrebbe detto: beh, speriamo, purché tenga, perché non dava per scontato che il mondo gli fosse riuscito bene. Sì, anche se poi nel testo della Genesi è scritto che Dio vide e tutto questo era molto buono. Ed era buono, sì. Ecco, sì. Allora, però l'ha anche affidato all'umanità e lì si è preso dei rischi. Dire casca l'asino per omaggiare un animale che Paolo amava molto. Ho capito. Questa tensione per anche estendere la salvezza al mondo animale, quindi non riservarla solamente all'uomo, è però effettivamente giustificata dal testo biblico, o in fondo è un modo per noi moderni di interpretare quello che abbiamo capito di Dio, insomma? Ma però chiaramente non devo giustificare Paolo, dico quello che penso io. Certo. E metto assieme appunto quella citazione di Genesi, per cui tutto viene creato ed è non solo buono, ma buono e bello, perché Tov ha appunto questo doppio significato. Accosto a questa Romani 8, cioè il discorso per cui è la creazione tutta intera che attende la sua redenzione. Allora, la creazione non è soltanto la creazione dell'uomo, è la creazione anche degli animali, delle piante e di tutto il resto. Cioè, c'è sicuramente un mistero rispetto al quale, secondo me, il fatto di non sapere ci aiuta pure, e io personalmente sono curioso su tante cose, ma su questo accetto il fatto di non capire assolutamente niente, però intuisco che non possiamo immaginare che tutto quello che
che è passato e tutta la vita che è transitata appunto per animali, per piante, per boschi, per cieli, per tutto, non abbia alla fine una ricapitolazione, non abbia un proprio spazio di redenzione. Questo secondo me sta dentro non tanto la dottrina teologica cristiana, sta dentro la nostra speranza e sta dentro la nostra forse logica di uomini che se ragionassimo solo in maniera puramente umana così andrebbe a finire tutto male, perché ci salveremmo noi, forse solo qualche amico e poi tutti gli altri sarebbero fuori, mentre invece per fortuna la misericordia di Dio, e su questo non ci sono dubbi, è molto più vasta della nostra piccineria. Quindi almeno per questo il forse non c'è? Io penso proprio di sì, okay. Che su questo possiamo anche mantenerlo il forse, ma sarà un forse che vedrà una bella risposta positiva. Beh. Ecco, forse per concludere questa nostra intervista, che è anche un omaggio a Paolo De Benedetti, che ci ha lasciato proprio l'11 di dicembre, lui ha riflettuto anche sulle radici ebraiche, sì, del cristianesimo. Ecco, sì, da questo punto di vista c'è un elemento di originalità particolare, insomma, nella sua riflessione teologica? Beh, ce ne sono tanti in realtà, a cominciare dal fatto appunto che anche questa parola radici Paolo non la amava particolarmente, perché il rischio di condannare l'ebraismo a qualche cosa, a una sorta di ruolo di vecchio zio che c'era precedentemente, che sappiamo che è destinato ad andarsene, così molto forte, comunque a tenerlo buono con qualche zuccherino. E il problema è proprio un altro, ed è nella sua condizione marrana, come si è spesso definito, cioè di cristiano la domenica e ebreo negli altri giorni. Cioè Paolo è stato un uomo che ha interpretato, il fatto di non essere legato esclusivamente ad un'identità, ma ad un cammino, ad una identità in progress. Questo mi sembra il suo messaggio più importante. Forse in Italia è stato quello che l'ha vissuto personalmente più di tutti, sicuramente più di tutti tra ebraismo e cristianesimo. Bene, allora ringraziamo davvero Brunetto Salvarani per questo suo ricordo, non solo della figura sul piano umano di De Benedetti, ma anche del suo pensiero, che credo ci lascia come eredità importante, sì, insomma, sì, è qualcosa, sì, che rimarrà. Il suo pensiero e la sua amicizia che rimarranno. Benissimo, perché ha avuto la fortuna di conoscerlo. Grazie, certo, davvero, e a risentirci una prossima occasione. Grazie. Avete ascoltato Riflettiamo Insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.